poesia che vi leggo è in triestino, ma è comprensibilissima, non credo che avrete difficoltà se non tra un paio di parole. Era un barone dell'impero austro-ungarico, poi è stato partigiano, ha combattuto con i partigiani contro i nazifascisti. Lui, per me è uno dei più grandi poeti che io abbia letto in vita mia, mi sono innamorato delle sue poesie e della loro sintesi. Siccome non era un uomo normale, era un uomo libero, era un uomo che manifestava idee diverse, lo misero 5 anni, oltre 5 anni, in ospedale psichiatrico. Perché una volta era così. Una donna che si rifiutava di subire le violenze del marito era matta. Quanto ci è voluto. L'istituzione psichiatrica è stata l'istituzione probabilmente più totalitaria della storia dell'umanità. Nel senso della reclusione, della violenza, della non compressione, dell'oppressione. Allora io, così per varie ragioni, non solo per la mia personale che ha avuto mali dell'anima, della mente, li ho affrontati, ma anche ho frequentato spesso, in particolare, l'OPP, l'ospedale psichiatrico di Trieste, provinciale, dove ho avuto modo di vedere il lavoro dell'immenso Basaglia e dei suoi assistenti. Io facevo i concerti all'OPP, andavamo a fare concerti e mi ricordo una volta che scendendo alle 2 di notte per andare via si parò sulla nostra strada un uomo di rarissima bellezza, era un ragazzo di una bellezza incredibile, era uno di quelli che andavano dentro e fuori e io solo grazie a lui percepì cos'è la completa perdita di se stessi ma in forma di altissima identità poetica. Per lui fermò la nostra macchina, era completamente andato, non so per cosa, e disse in triestino: ciao Bulli, deve un passaggio, se datemi un passaggio. Noi eravamo già in 6 nella macchina, mi dispiace, non avevamo posto, te vedi, siamo insieme. Allora lui guarda un po' e poi dice: ma che ora sei? E noi guardiamo, diciamo, sei le 2:30, quasi le 3 di notte. E lui dice: sì, vabbè, ma di giorno o di notte. Vedete fino a che punto può arrivare il sublime. Bene, quindi vi leggerò questa poesia del mio amatissimo poeta, Carolus Cergoli. Sulla rete troverete altre sue poesie, se vi incuriosisce. E non so, Pasolini lo amava moltissimo, per dire, per parlare di qualcuno che ha l'autorità. 5 anni de psichiatrico e avanti ancora, solo perché onda marina son e niente omo. Berretto pomponà con rizzi e spiume, e mi con luna e sol a tignir su vapori. Stanco mi sono indormenzato sulla schiena del mar, tignivo su in bandiera l'incrociator von Spee, tu ti negai, spolpai negli ossi come il fenicio Flebas, elettroshock, niente de niente, sempre onda son, magari de fontana, forza no go, non tegno su più niente, neanche la barca carta del mongoloide Walter, elettroshock, ma che? Tranquillanti mi dà tutti color de rosa, padam la foule, la piaf, la vion rose. E dopo un gran dormir sulla schiena del mar, senza assorbenti, come se fossi uomo in sperma flex, cantando coi matrose, e il Titanic domani fora mi spetta per tenerlo su. Grazie per avermi invitato in questo periodo.